Il Giulianova festeggia la sua prima vittoria in campionato battendo in campo avverso il Porto Sant'Elpidio, che viene anche superato in classifica. È bastato un gol per tempo agli uomini del Grosso per superare un avversario molto giovane e che negli ultimi giorni aveva perso anche l'ex capitano Frinconi. Subito aggressivo il Giulianova, che già al primo reclama per episodio dubbio in area di rigore avversaria. Discesa lungo l'alto sinistro di D'Antonio, cross verso Barlafante che a contatto con Cavalieri cade a terra in area. L'arbitro farà proseguire fra le proteste giallorosse. Al settimo sono i padroni di casa a farsi vedere dalle parti di Amadio, con Manari che giostra bene sull'auto smancino e arrivato al limite cross verso il centro dell'area, dove stacca di testa Zidra che però non inquadra la porta. Al diciottesimo ancora D'Antonio a sganciarsi sulla sinistra, cross in mezzo dove Barlafante manca l'intervento da favorevole posizione, poi arriva Antonelli che manda fuori. Al ventinovesimo grandissima occasione per passare in vantaggio per gli uomini di Omiccioli. Manari serve Zira che di testa trova però Amadio pronto alla respinta con un grande intervento. Al 30esimo si rivede il Giulianova con un corner calciato da Del Grosso e con De Molion che manca l'intervento da pochi passi. Al 37esimo il risultato si sblocca, ennesima discesa dello scatenato D'Antonio che imbuca alla perfezione per Barlafante, il quale calcia la prima intenzione fulminando l'incolpevole Cavalieri. Il numero 7 giallorosso ha subito l'occasione per il raddoppio, un minuto dopo, ma l'estremo difensore di casa è attento. E questa è l'ultima emozione della prima fazione di gioco. All'inizio ripresa arriva il raddoppio, che in pratica chiude il match. Corre il quinto minuto, quando su un tiro di Campagnacci, Cantarini tocca con la mano in area di rigore. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il penalty. Orazzi protesta veementemente e viene spedito anzitempo negli spogliatoi. Dal dischetto va lo stesso Campagnacci che spiazza Cavalieri e fa 2-0. Sul doppio vantaggio con un uomo in più il Giulianova non fa altro che gestire il pallone e provare qualche sortita in avanti come al minuto 17 quando D'Antonio si produce in un'azione personale sfiorando il palo. Al 24esimo Barlafante sfugge alla difesa casalinga ma il suo tiro viene deviato in corner. È in pratica questa l'ultima emozione di un match che ha visto il Giulianova meritare 3 punti e il giovane Porto Sant'Elpidio reggere finché ha potuto. Sì, siamo partiti i primi 10 minuti credo titubanti, però d'altronde è una squadra che è giovane, una squadra che un attimino abbiamo giocato in maniera diversa per contrapporsi al Giulianova per il loro modulo e tutto sommato poi avevamo preso anche in mano la situazione alla partita avendo anche due belle occasioni per portarci in vantaggio, non le abbiamo sfruttate e da lì poi alla prima occasione ci puniscono e poi dopo l'episodio del rigore che a mio avviso non c'era perché non c'era, poi l'espulsione è travisata dall'arbitro perché non era stato Orazzi ma Cantarini a prenderla poi come dice lui con la mano, col braccio, tutto e perciò da lì poi dopo l'espulsione la partita è finita, dopo il 2-0, però la squadra a mio avviso si è comportata bene. Logicamente abbiamo i nostri problemi, le nostre lacune, ma noi non è che vogliamo alibi, niente, nessuno ha voluto alibi perché noi comunque, io professionalmente mi sto facendo allenamenti con i ragazzi e i ragazzi si allenano professionalmente, con impegno e perciò non posso dirgli niente. Guarda, hai detto bene, è stata una bella vittoria, ci dà un po' di morale, è stata una prestazione comunque positiva. Mi è piaciuto l'atteggiamento, la cattiveria con cui si è approcciata la squadra, però ecco io sono molto realista, non abbiamo assolutamente fatto nulla, un passettino in avanti, ma la strada è ancora piena di insidie, piena di difficoltà, ho ancora mezza squadra fuori, quindi ecco, tra 4 giorni ci tocca rigiocare, quindi la tensione non si abbassa, anzi la teniamo sempre alta perché ecco, appunto non abbiamo fatto nulla, però non nascondo che questo è un passo importante che abbiamo fatto fuori. Li ho ringraziati già quando dovevo, poi ecco, il gol e l'abbraccio è stata la dimostrazione che comunque siamo uniti, siamo compatti, quando i risultati non arrivano non è detto che sempre che ci siano problemi interni. Ci sono magari dei periodi che non vanno le cose, ci sono dei momenti in cui ci vuole anche del tempo per trovare la giusta amalgama.